con il prossimo spettacolino. Questa volta lo spettacolino è ufficio postale, il signor Veneranda andrà alla posta e per l'occasione, no, cioè questo spettacolino sarà offerto da Lisa Piscine e per l'occasione io ho portato il mio costumino, mi piace, non male, ero preoccupatissima, l'ho comprato oggi. Va bene, questo qua è lo sponsor di Lisa Piscine. Vuoi la tua piscina sempre pronta? Sì. Ineccepibile? Igienicamente insuperabile? Sì. Vuoi un'assistenza continua? No. E prodotti di prima qualità? LP Impianti via Risorgimento Messina progetta, realizza, manutenta piscine di ogni tipologia grazie a un'esperienza ultra decennale. Chiamaci o mandaci una mail, i nostri riferimenti li troverai nel sito di Viviserro. Un nostro incaricato ti contatterà per un incontro non impegnativo di approfondimento. Tuffati nel mondo di LP Piscine Messina. Buongiorno, buongiorno. Scusi, è arrivato un pacco per me? No, non è arrivato nessun pacco per lei. Se fosse arrivato un pacco, le sarebbe arrivato l'avviso. Sì. Io non ho ricevuto nessun avviso. Ma a me dell'avviso non mi interessa niente. A me interessa del pacco. Ah, l'avviso? Perché dentro il pacco c'è sempre qualcosa. Ah, sì, sì, sicuramente. Ma l'avviso serve proprio per dirle che le è arrivato un pacco. Infatti sono qui proprio per ritirare il pacco. No, guardi, non è arrivato nulla per lei, eh? Non è arrivato nulla! Ma come? Se ha appena detto che mi sarebbe arrivato un avviso per avvertirmi che c'era il pacco per me, e io sono qui per ritirare il pacco! Io ho detto solo che le arriva un avviso se le arriva un pacco. Non è arrivato l'avviso, quindi non è arrivato nessun pacco per lei. Per favore, mi faccia lavorare, per favore! No, ho capito. Quindi lei mi manda un avviso per avvertirmi che qui c'è un pacco da lei. Ma sai che gli dico? Non c'è bisogno che me lo manda questo avviso. Io sono già qui, me lo può dare questo pacco? No, non ci siamo capiti. Allora, io ho solo detto che se le arriva un pacco, lei riceverà un avviso che le dice che le è arrivato il pacco. Ha capito adesso? Ho capito, ma dimmi che è imbecille! Infatti lo sei. Senta, ma mi dica, da dove arriva il pacco? E che ne so io da dove arriva il pacco? Lo deve sapere lei da dove le viene spedito il pacco, mica io! Ma io non aspetto nessun pacco e non ho idea di chi potrebbe mandarmi questo benedetto pacco. Ma se lei mi dice che c'è un avviso che mi avverte che qui c'è un pacco per me, io vengo da lei a chiederle da dove arriva il pacco. Io che cosa? Io non ne so nulla del suo pacco! Ah, mamma guardi, mia! Lei proprio non sa fare il suo lavoro. Lei prima mi dice questa cosa. Le deve arrivare l'avviso. Che gli avverte che c'è il pacco per sì. Lei. Poi vengo qua e il pacco non c'è. Sì. Poi casca dalle nuvole. Sì, no. Ma che razza di servizio postale è questo? Ma se ne va, ma cambi lavoro. La prossima volta mi affiderò a Giovanni Aloisi come ha sempre fatto. Thank you.